è l'uomo del ritorno al potere del centrodestra in Portogallo. Pedro Passos Coelho, economista sostenitore delle ricette neoliberiste, vince le elezioni politiche nel 2011 dopo 6 anni di governo socialista e mentre il Portogallo sprofonda in una crisi economica che minaccia la sua permanenza nell'euro. Con lui il Partito Socialdemocratico ottiene i suoi migliori risultati in 20 anni, ma a un soffio dalla maggioranza assoluta deve accontentarsi di governare in coalizione con il partito di estrema destra di Paulo Porta. Le nostre priorità sono chiare: stabilizzare i conti pubblici, aiutare i più bisognosi, far crescere l'economia e creare posti di lavoro. Risponderemo alla grave situazione economica con un programma di stabilizzazione finanziaria. Con la sua maggioranza serra i ranghi in Parlamento per raggiungere la sostenibilità dei conti e la riduzione del debito pubblico conformemente al piano di salvataggio da 78 miliardi di euro siglato con l'Unione Europea e il Fondo Monetario Internazionale. Il Premier annuncia misure dure e impopolari. Il bilancio del 2012 taglierà le festività pagate per i dipendenti pubblici che guadagnano più di 1.000 euro al mese. Nelle strade si susseguono le proteste, come quando Passos Coelho aumenta dall'11 al 18% i contributi a carico dei dipendenti e riduce quelli dei datori di lavoro, dal 23,75 al 18%. I malumori ci sono, ma non c'è una mobilitazione di massa e il Premier tira dritto. Se mai dovessi perdere un'elezione per salvare il Portogallo, come dicono, allora al diavolo le elezioni, ciò che conta è il paese. Il suo appello ai cittadini perché escano dalla zona della comodità è una raccomandazione seguita dalla gente. Nel 2014 2,3 milioni di portoghesi vivono all'estero, è il paese dell'Unione con il maggior numero di emigrati. I sacrifici danno i loro frutti. Dopo 3 anni di austerità, il Portogallo si affranca dalla tutela internazionale. Il 17 maggio 2014 resterà nella nostra storia come il giorno di tutti i portoghesi, perché senza i loro sforzi non saremmo arrivati così lontano. Non sarà né il giorno del governo né di un partito politico, sarà il giorno di tutti voi. Il 17 maggio sarà il vostro giorno.